Ben ritrovati, eccoci al terzo tutorial sul bianco e nero. E vi anticipo che sto preparando un'intera lezione per il mio corso Photoshop che trovate su lulu.com dedicata interamente al bianco e nero con Photoshop. Vediamo una soluzione che a me piace parecchio, un po' perché sono abbastanza pigro, quindi mi piace risolvere in fretta le cose di fotoritocco, un po' perché spesso è davvero molto molto efficace. Abbiamo questa immagine chiaramente a colori, eccola qui, sul suo livello. Andiamo a dare un'occhiata qui dentro, nella palette dei canali, dove troviamo i canali rosso, verde e blu, che sono i tre canali che servono a Photoshop e a tutti i sistemi di immagine digitale per ricreare la nostra immagine a colori. Facciamo clic sul canale del blu e vediamo che scopriamo, anzi, che i canali in realtà sono delle rappresentazioni in bianco e nero della luminosità della scena. Adesso non ci addentriamo troppo in queste discussioni tecniche, comunque vediamo il blu e scopriamo che già questo è un bel bianco e nero. Vedete la chiesetta che si staglia con i due cipressi belli scuri a lato, mi pratico le varie sfumature di grigio e queste impronte, lasciate dei fiorellini gialli sull'immagine. È un po' in soldoni quello che abbiamo visto nel tutorial precedente con i filtri dello strumento bianco e nero, diciamo così, semplificando molto il discorso. Andiamo a vedere il canale del verde e vediamo che qui abbiamo già un altro risultato. Ad esempio, i fiori qui sono diventati bianchi. La chiesetta è più o meno sempre uguale, i prati sono un po' meno piatti e hanno un pochettino più di contrasto. Riconfrontiamoci con il canale del blu, eccolo qui. E adesso diamo un'occhiata al canale del rosso e guardate che bello. Perlomeno questo è un bianco e nero che a me già così piace molto. Abbiamo un discreto contrasto, la collina dietro è bella scura, le nuvolette si vedono bene, la chiesa è molto contrastata, salta molto fuori e anche questi prati sono molto luminosi. Perdiamo un po' i fiorellini, non si capisce più tanto bene che cos'è. Comunque, come vedete, abbiamo già tre bianchi e neri molto diversi l'uno dall'altro e a mio avviso, ad esempio, questo qui del canale del rosso già bello che pronto o quasi pronto. Come ottimizzarlo lo vedremo nel tutorial numero 4, sempre dedicato al bianco e nero, che farò tra qualche giorno. Arrivati a questo punto, cosa possiamo fare? Potremmo fare da selezione, seleziona tutto, ecco, vedete, poi facciamo un semplice copia e incolla, copia, poi ci riportiamo sul canale, anzi riselezioniamo il canale RGB, quello a colori, il canale composito si chiama. Ci riportiamo qui nella nostra palette, possiamo aprire un canale vuoto e poi ci facciamo ad esempio sopra incolla. Ed eccolo qui, abbiamo un nostro file che potremmo salvare in formato Photoshop con la nostra versione in bianco e nero che potremmo salvare in JPEG per andare direttamente in stampa da qui e sotto il livello con la versione a colori. Quindi salviamo questo file in formato Photoshop e abbiamo comunque le nostre due versioni in un unico file. Quando vogliamo stampare a colori stampiamo questo, quando vogliamo stampare in bianco e nero stampiamo quest'altro. Quindi io vi ricordo sempre, quando c'è un bianco e nero di mezzo, la prima cosa, date un'occhiata, scusate, eccolo qui, date un'occhiata ai canali, perché spesso nei canali trovate già un bianco e nero bello che pronto. Se avete domande vi ricordo che potete scrivermi a info@robotti.it e a presto da Daniele Robotti.